A 180 minuti dal termine del campionato, l'Isernia affronta il Francavilla in casa. Partita decisiva per i biancocelesti, costretti a fare risultato per non essere risucchiato alla penultima posizione. Un'Isernia tutto cuore sin dalle prime battute di gioco, infatti è Fazio subito sul calcio piazzato a mettere in seria difficoltà l'estremo difensore Spacca. Palla sopra la traversa, risponde il Francavilla in contropiede con il lancio dei Palumbo, però la conclusione di Renzo termina a lato. Ancora il Francavilla in avanti, c'è un tiro proprio a fil di palo del giocatore Banegas, risponde l'Isernia con un'incredibile occasione da gol, è Romano che supera anche il portiere, ma all'ultimo istante ci mette una pezza il difensore Cacin. Ancora l'Isernia in avanti alla ricerca del gol, recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo di mano. Si va al riposo sullo 0-0, al ritorno delle squadre in campo, l'Isernia tutta protesa in avanti, ma il Francavilla a fare la partita e Dos Santos spara alto sopra la traversa. Risponde l'Isernia che si fa vedere minacciosa in avanti, ma la conclusione di Lenoci non impegna severamente l'estremo difensore Spacca. Ci prova ancora dalla distanza Capitan Fazio, ma il suo tiro sorvola la traversa. Mentre il risultato sembra appagare un po' tutte e due le formazioni sullo 0-0, arriva la doccia fredda proprio nel finale, in una mischia furibonda in area di rigore, più lesto di Renzo a mettere il pallone in rete. Piove sul bagnato per l'Isernia che tutta protesa in avanti cerca il pari, ma addirittura può subire anche la seconda marcatura da Dos Santos. Tutto proteso in avanti la squadra di Silva alla ricerca del pari, ma non sortisce alcun effetto. Vince il Francavilla e ora per l'Isernia sono davvero guai.